fare dei ringraziamenti e prima di tutto mi presento, sono la presidente dell'associazione Amalei contro le violenze di genere, viva le donne. Siamo sul territorio dal 2015. Volevo prima di tutto ringraziare il Crossroads che ci dà sempre la possibilità di essere qui presenti, perché penso che ogni cosa che porti un messaggio così importante spinga da vettore è la musica. La musica riesce ad arrivare al cuore di tutti, la musica entra nella testa, aiuta la terapia. La musica porta anche grandi messaggi sociali, quelli che stiamo vivendo adesso per una società che è ferma da tempo, troppo da tempo. Ci stiamo ancora portando un colpo di coda del patriarcato che è millenario, ma ci vantiamo tanto di essere avanti, progressivi, tanto tecnici, ma poi ci fermiamo davanti ai diritti sociali che non riusciamo a comunque portarli avanti, a sostenere i diritti delle donne. Nel 2011 siamo arrivati semplicemente a dire femminicidio con una parola secca, finalmente in tribunale. Per la prima volta, dico, ma ce ne sono state di donne che sono morte per mano di un ex marito, di un ex compagno o anche un ex collega d'ufficio. Troppo facile. Si parla semplicemente di femminicidio, non si parla di quello che c'è dietro, di quello che la vittima deve subire tutte le volte, che si parla appunto di femminicidio, ma non si parla di violenza psicologica, economica e violenza assistita. Questa per ultimo. Un'attenzione. Si parla di violenza assistita, si parla di figli, di ragazzi che assistono le violenze domestiche, assistono quello che fa il padre alla madre. Quindi, secondo la letteratura della psicologia, vi posso dire che questa è una matrice che lasciamo ai nostri ragazzi e quindi ancora oggi riusciamo ad avere 127 vittime nel 2023. E abbiamo aperto il 2024 con quote altissime. Quindi io sono qui per ricordare a tutti che la donna è un essere importante, che la donna deve essere messa allo stesso pari dell'uomo, deve poter crescere ugualmente a livello salariale, a livello anche di felicità come nel mondo maschile, deve avere i diritti che gli sono sempre stati promessi ma mai dati. La nostra associazione si occupa soprattutto di prevenzione sul territorio. A maggio ripartiamo con i nostri corsi di autodifesa, sia dal punto fisico che psicologico, quindi invito chi è interessato a venire lì a sentire quello che potrà essere un corso veramente interessante, sono 10 lezioni. Poi continueremo nelle scuole perché crediamo che lì riusciamo a modificare qualcosa, speriamo, con l'aiuto di tutti. Non chiudiamoci nel proprio mondo, non chiudiamoci in casa, sempre tutto felice e contento. Purtroppo dobbiamo cercare di aiutare, noi siamo i maggiori aiutanti per queste donne che non hanno coraggio di denunciare e allora ad alta voce dobbiamo portare a denunciare e a far capire, a farsi aiutare. Capisco che la legge è un po' più lenta in questo momento, però ci sono tante di noi che sono pronte a mettersi in gioco, come faccio io, come fanno le nostre volontarie. Io questa sera sono qui e ringrazio Icaro, anche perché è quello che praticamente ci sostiene di più e la sua cover band è stupenda. Ci aiuta puntualmente a portare avanti i nostri progetti che sono sovvenzionati dalle donazioni. Io non vi chiedo niente stasera, sono qui per portare un messaggio. Chi volesse lasciare qualcosa è veramente gradita e lo ringrazio col cuore, ma non per me, ma per quelle donne che potranno avere un aiuto in più. Assistiamo queste ragazze dal punto di vista psicologico e da un punto di vista legale. Il patrocinio gratuito è importante proprio perché appunto queste donne quando fuggono da casa non hanno più nulla e spesso e volentieri tornano a casa proprio
che con i figli a carico diventa insostenibile. Lì ci dobbiamo essere noi e grazie a voi dobbiamo riuscire ad abbassare questo numero per poi portarlo a zero, perché dico a zero, già una sola donna che muore per questi problemi è un fallimento per noi. Quindi chiedo a tutti di aprire un attimo il cuore e guardare oltre la notizia che ci arriva, ma andare anche a scavare quello che succede. E solitamente i social media pubblicizzano soltanto il femminicidio. Vi chiedo una cosa stasera, una, quella che faccio sempre puntualmente perché mi fa piacere, perché penso che sia una nota in più per una donna, ma soltanto per iniziare a capire. Gli uomini si alzano in piedi, per favore. Piedi gli uomini, sono uomini. Sì, grazie. E allora in piedi. Quella donna che mi sta accanto è la donna importante, è una persona importante, ha i suoi diritti e devono essere rispettati. Un applauso alle donne, glielo facciamo uomini, glielo facciamo sentire. Grazie per tutte quelle che sosteniamo, e l'urlo è sempre lo stesso: non pensatevi libere, sentitevi libere, siete libere, ok? Avanti così, buona serata. Cinzia, ci siamo? Abbiamo un altro microfono per lei. Voglio ringraziare, ma lei ringrazia Gianfranco Venturi e la sua boutique di Trevignano che ci ha donato dei premi per la Riffa, e poi il Club Arrob, la scuola di volo a Sutri. Allora, si vola? Si vola? Sì. Sarà un volo per due, un avvicinamento al volo, si chiama volo ambientale. E niente, salirete a bordo con un pilota e poi da lì succederà qualcosa, quindi poi magari ce lo sapranno dire. Comunque è una bella esperienza, il balletto. Buonasera a tutti, scusate ma la voce, ed è sempre un'emozione. Spazi tecnici per partecipare. Ci vediamo il 30 maggio per questa bellissima serata dedicata a questa ragazza. 31, va bene. Che devo fare? Che pesca? Pesca lui. Uno, non 12. Quanti ne ha pescati? Oh, James Bond questo. 007, dove sei? Riccardo. Capito Riccardo? Vita a borsa, vedi? Bellissima borsa, direi. Che bel regalo che tu vuoi. No, a me non gliela do. Ma ti sono stupendo. Sono tre, vero? Al secondo premio va a Giovanna, 056. Giovanna, la gemella di lei, ti conosco quasi tutti. Non vedi Giovanna che è contenta, ma la gemella che dice, fatemi da per uno. Come diceva mio padre, fatemi da per uno. 56. Ok. Allora l'ultimo è il volo, questo è quello più.
precipitato. Chi è? 061 Joy, Joy, che c'è? 61 6 1 6 1. Eccola, chi è al volo, va? Mazza, davvero? Vabbè, facciamogli un applauso. Bello, Leonardo, erano stanchi. Eddie c'era scritto, ah, Eddie. Sei uno. Oh, è un regalo questo. Allora, è un volo sul lago. Una foto poi. È un volo sul lago di Bracciano, dovrà prenotarlo. Porta prima, quindi andrà con concordo della scuola, ok? Che non sapete leggere né scrivere, una ciambella io me la porterei presto. Più che una ciambella le ali. La guarda. Io volevo chiedervi di continuare a sostenere queste piccole realtà del territorio, perché c'è tanto, tanto bisogno. Grazie. Grazie di cuore a tutti. Grazie. Grazie. Buonanotte e mi raccomando, non dimenticateci, eh!